Ed eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti, sono Alexandra Giugieva, buon Black Friday, spero che avete fatto tantissimi acquisti, benvenuti alle fonti New Insurance TV Week, questo è l'ultimo segmento ovviamente per questa settimana, parleremo ovviamente di tantissime sfide legate al Covid, la crisi causata dalla pandemia Covid-19 ha colpito l'economia mondiale, le imprese e soprattutto la società. La stessa non è ancora finita e resta moltissima incertezza su come sarà il ritorno alla normalità e soprattutto quando questo avverrà. In questo contesto le imprese stanno adottando misure immediate per reagire all'impatto della crisi, ma è necessario porsi domande legate alla resilienza a lungo termine. Volendoci concentrare sul settore assicurativo italiano, discuteremo insieme ai nostri ospiti dell'attuale reazione delle imprese alla crisi Covid-19, della loro capacità di gestirla e soprattutto di cosa si potrebbe e si dovrebbe fare per adattarsi, sopravvivere e prosperare in una nuova normalità. Che cosa anche significa? Significa questa nuova realtà e questa nuova normalità? Vorrei presentarvi velocemente il nostro panel, José Antonio Berenguer, Financial Analyst, Analytics AM Best. Buon pomeriggio, ben ritrovato. Buon pomeriggio, buongiorno a tutti. Riccardo Cicozzi, Director Market Development Europe AM Best. Buon pomeriggio anche a lei. Buon pomeriggio a tutti, grazie. Andrea Sabia, Amministratore Delegato Bene Assicurazioni. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. E Stefano Teodori, responsabile marketing e supporto clienti Poste Vita, buon pomeriggio anche a lei. Buon pomeriggio. Ecco, vorrei partire da lei, dottor Berenguer. Come è stata affrontata sinora dal comparto assicurativo italiano soprattutto e come il mercato italiano si pone rispetto al panorama assicurativo mondiale? Ovviamente mi riferisco come è stata affrontata la crisi del Covid-19. Sì, direi che in quanto riguarda come è stata affrontata questa situazione da parte delle aziende di assicurazione, la prima cosa da dire è che c'è stato un buon livello di business continuity in generale. Diciamo che la grande maggioranza delle compagnie sono state in grado di continuare con il loro business. Certamente c'è stata una transizione sullo smart working. C'erano compagnie che erano già pronte a lavorare in questo modo anche prima dell'inizio della Covid-19 e poi ce ne sono state altre che hanno dovuto, diciamo, sviluppare o finire i loro piani di business continuity quando era già iniziata, diciamo, la pandemia, magari con qualche difficoltà ad adattarsi, ma nel complesso l'adattamento del mercato assicurativo in generale è stato buono. Questo è abbastanza in linea con anche quello che è successo in quasi tutti gli altri principali mercati di assicurazione al mondo. Le compagnie sono state in grado di continuare il loro business sviluppando la digitalizzazione di attività come la distribuzione, la sottoscrizione o la gestione di sinistri. Poi in termini degli impatti e le iniziative prese per, diciamo, ogni linea di business, essendo molto breve, nel vita prima della pandemia eravamo già in un contesto molto abbastanza difficile di vari tipi di interessi e con questa pandemia e le misure prese dai diversi governi ci speriamo un panorama di vari tipi di interessi ancora per un periodo più lungo, quello che si conosce in inglese come low for longer. In questo scenario le compagnie cercano di spingere e distribuire in modo proattivo più i prodotti capital light, principalmente il unit link, che sono certamente quei prodotti con basso assorbimento di capitale, ma dall'altra parte abbiamo i clienti che sono quelli che continuano a cercare i prodotti più tradizionali, quelli garantiti, dovuto a che principalmente c'è stata un'alta volatilità nei mercati finanziari negli ultimi mesi e quindi i clienti in generale hanno una avversione al rischio. Quindi le compagnie vite stanno cercando di bilanciare queste due tendenze nel modo ottimale, ma certamente non è una situazione facile.
Poi nel ramo auto le compagnie in generale hanno avuto una buona redditività tecnica questo anno, dovuta certamente a una bassa sinistrosità, in quanto gli assicurati hanno utilizzato i loro veicoli molto meno questo anno. E quindi certe compagnie del settore hanno deciso di restituire una parte di questi premi agli assicurati tramite voucher, o un'altra decisione presa di alcune compagnie è stata quella di sospendere le polizze nel periodo in cui non venivano usate queste polizze. E anche queste due tendenze sono abbastanza in linea con quello che stiamo vedendo nei mercati europei. E per ultimo, nel ramo non auto, volevo fare un piccolo parlare certamente sul BI. La copertura di BI, quindi the business interruption, in Italia non ha dato problemi, perché è una copertura che scatta quando c'è un danno materiale, e quindi in questo caso la pandemia non è coperta. Ma ce ne sono altri paesi, come per esempio possono essere la Francia o la Germania, dove questa copertura non è così chiara, e quindi il wording della polizza è più ambiguo e non è detto che venga scattato sempre da un danno materiale. Quindi in questi paesi ce ne sono già certi sinistri collegati alla business interruption, e diversi casi sono già arrivati in tribunale. Sì. E poi l'ultimo punto che volevo fare era sugli investimenti. La particolarità del mercato italiano è che c'è una grande esposizione delle compagnie sui titoli sovrani italiani, e quindi dopo l'inizio della pandemia abbiamo visto una salita importante dei livelli di spread nei titoli italiani rispetto al bond tedesco, e questo chiaramente ha avuto un forte impatto nella solvency e negli utili di alcune delle compagnie del settore. Poi le misure prese in considerazione sono state quelle di continuare a ridurre le esposizioni certamente di titoli sovrani italiani, che era già una tendenza che vedevamo prima nel settore assicurativo italiano negli ultimi anni. E a parte questo, le compagnie non hanno fatto grandi cambiamenti nei loro portafogli, e quindi hanno recuperato le perdite che avevano avuto, le perdite finanziarie, con la ripresa dei mercati che abbiamo visto negli ultimi mesi, ma comunque restano a essere esposte alla volatilità nei mercati. Ecco, dottor Sabia, vorrei fare la prossima domanda a lei. Quali iniziative avete messo in campo per affrontare appunto le sfide legate al Covid? E non solo, vorrei sentire anche una sua valutazione per quanto concerne il mercato assicurativo italiano e come ha affrontato appunto la pandemia da Covid-19. Ma noi abbiamo naturalmente immediatamente affrontato i nostri piani di continuità di business. Certamente questo era uno scenario che si è rivelato inatteso, dobbiamo dirlo, e quindi noi non avevamo mai ipotizzato in concreto, ad esempio, di avere un periodo di lockdown in cui la totalità della popolazione professionale dovesse essere abilitata a lavorare da remoto, in home working. Questa è stata evidentemente una condizione che ci ha posto in una reale condizione di alto stress, ma abbiamo dimostrato in concreto nella nostra esperienza aziendale di giovane compagnia digitale di non aver avuto nessun tipo di interruzione di attività o di abbassamento dei livelli di servizio. Più in generale, noi siamo stati concentrati nel verificare che tutte le attività di sottoscrizione e assunzione dei rischi e di liquidazione dei sinistri venissero presidiate con ancora più vicinanza al cliente e ai nostri partner, per elevare se possibile addirittura il livello di servizio. E questo devo dire che ad oggi lo abbiamo riscontrato in più indagini interne, sono cose che abbiamo realizzato concretamente e in positivo. D'altra parte, la nostra grande attenzione è stata quella, come giovane compagnia da anni, esercitante tutti i rami da anni, di assistere la nostra rete agenziale, i nostri intermediari professionali, perché per loro non era scontato poter garantire l'erogazione di un servizio ritenuto essenziale.
e quindi abbiamo verificato che tutti gli strumenti digitali presenti nativamente nel nostro sistema e nella nostra piattaforma fossero atti ad assistere il cliente nell'emissione di contratti da remoto con firma elettronica avanzata e a garantire pagamenti elettronici, perizie digitali da remoto, e da questo punto di vista devo dire che c'è stata una risposta immediata dall'intera nostra organizzazione. Noi oggi operiamo sul territorio con 300 agenzie presenti in tutte le regioni e devo dire che la risposta è stata veramente eccellente. Se penso ad esempio che oltre il 90% dei nostri clienti e dei nuovi clienti acquisiti negli ultimi 10 mesi dalla nostra compagnia ha sottoscritto polizze con firma elettronica avanzata, quindi ormai siamo alla totale dematerializzazione, possiamo dire di essere una compagnia nei suoi processi di relazione col cliente totalmente full digital, perché dall'atto di preventivazione e di consulenza per un'adeguata offerta all'atto di perfezionamento fino all'incasso riusciamo a svolgere tutte le attività anche a distanza e anche da remoto. Da ultimo, la nostra grande attenzione verso i clienti, i nostri assicurati, è che potessero fruire dei servizi, dell'assistenza, senza avere interruzioni di filiera, dal momento della perizia al momento della liquidazione del danno, piuttosto che, come già stato ricordato nell'intervento precedente, anche di ciò che era dovuto nel momento in cui uno, ad esempio, non utilizzava la propria automobile assicurata. Noi immediatamente abbiamo messo a disposizione la sospensione di tutte le polizze auto, anche per un solo giorno e anche con un'ora di preavviso, e devo dire che questo ci ha portato a una compressione dei premi medi in questi 10 mesi superiore all'8%, proprio perché abbiamo restituito al cliente, all'assicurato, la possibilità di non avere un esborso improprio nei momenti in cui non aveva l'effettiva necessità dell'utilizzo del bene. Vorrei dire più in generale che mi sembra che tutto il settore ha avuto una grande attenzione a mettere in sicurezza innanzitutto le persone che lavorano all'interno delle imprese e delle organizzazioni, ma mi sembra che anche lato consumatore, lato cliente, si siano registrati comportamenti molto responsabili. Dal mio punto di vista, rimarco forse l'unico elemento che ci insegna questa esperienza è che forse vi è stato un sovrappeso di attenzione verso le componenti dell'industria più protette, noi popolazione delle imprese, delle organizzazioni che hanno avuto un'immediata tutela con gli strumenti attivi, e la distribuzione che è fatta da agenti, lavoratori autonomi che hanno meno protezioni e che sono tutti i giorni a contatto con i bisogni dei clienti, che forse non sempre hanno avuto quella relazione di vicinato e di prossimità diretta e indiretta, quando non in presenza, con attività e strumenti di supporto. Noi come bene su questo ci siamo ingaggiati per elevare al massimo livello la nostra capacità di risposta e, verificando l'andamento della nostra attività che è totalmente in linea con le previsioni dei nostri piani di sviluppo e del nostro budget approvato prima della tragica pandemia, ci porta a dire che possiamo dirci soddisfatti nella misurazione dell'impatto di Covid-19. Ecco, dottor Teodori, vorrei estendere la domanda anche a lei. Sì, grazie. Mi ritrovo molto con quanto detto nell'intervento precedente dal dottor Berenguer. Le do quindi subito la vista di mercato. Il comparto assicurativo sostanzialmente ha tenuto, no? Se guardiamo i dati, ad esempio i dati ANIA sulla parte danni al primo semestre, registriamo una flessione leggera del 3,7% dovuta essenzialmente al comparto auto le restrizioni alla mobilità, no, di cui abbiamo già parlato. Gli altri rami invece hanno sostanzialmente tenuto, forse leggermente ramo infortuni, sempre per le medesime ragioni, però sostanzialmente su danni il comparto ha tenuto. Ecco, forse un elemento ulteriore di riflessione
come hanno reagito diversamente i vari canali. La rete agenziale sicuramente è stata più pronta e più reattiva del Bancasse e quindi ha tenuto ancora meglio. Se andiamo a vedere il Vita, considerazioni analoghe su magnitudo chiaramente differenti, no? Per cui se prendiamo i dati a settembre, la flessione è, diciamo, leggermente più importante, parliamo del 12%, però anche lì un mercato di raccolta che ha tenuto, e con di nuovo le reti agenziali che hanno tenuto di più, ma per le medesime considerazioni di maggior flessibilità operativa e maggior vicinanza alla clientela in un momento in cui invece il Bancasse si trovava in situazioni di chiusura. Accanto a queste considerazioni, secondo me, un altro elemento rilevante che vale la pena considerare è anche quello che i vari osservatori ci forniscono in questo momento sul sentiment degli italiani, no? E più o meno tutti convergono su due o tre punti significativi. C'è un po' un calo della capacità di produrre reddito, in particolare sul segmento dei lavoratori autonomi, no? Che sono quelli che hanno più risentito della crisi, e questo è un elemento importante. In conseguenza di questo, c'è una fetta della popolazione che ha dovuto intaccare i risparmi e rinuncia ad alcune spese primarie, accelerando su un percorso che già avevamo registrato, che era quello della rinuncia anche a spese significative come la spesa sanitaria, e mi riferisco a quella quota importante dell'out of pocket, no? Che storicamente il cittadino italiano spendeva sulla parte di prestazioni sanitarie presso strutture private. Ecco, in un contesto di questo tipo, come abbiamo reagito? La reazione è stata immediata, no? Quindi al di là della costruzione dei comitati di crisi al nostro interno, abbiamo subito definito con una sequenza ben precisa tutta una serie di azioni. Per cui, step 1, attenzione ai dipendenti, messa in sicurezza dei dipendenti, capite anche il livello di complessità viste le dimensioni in gioco per un'azienda come Poste Italiane. Siamo intervenuti quindi con la sanificazione dei locali, la messa a disposizione dei dispositivi di protezione individuale, e a questo poi abbiamo aggiunto procedure in forma cartacea, in forma digitale, su come operare in un regime di emergenza sanitaria. Successivamente abbiamo messo in protezione anche i clienti, abbiamo invitato i clienti a venire presso i nostri sportelli, presso i nostri uffici, solo per i servizi ritenuti di prima necessità, rimandando invece le nostre digital properties per tutto quello che concerne i servizi transazionali, sulle quali, no, le nostre app e il nostro sito istituzionale già funzionavano correttamente. Una serie di altre iniziative che ruotano sempre intorno a questo sono chiaramente lo spostamento della formazione, tutto in modalità e-learning. Prima l'e-learning aveva un ruolo significativo, ma non totalizzante, invece abbiamo accelerato anche in quel senso. E quindi abbiamo eliminato sostanzialmente tutte Sì. le condizioni di contatto e di assembramento, no, anche all'interno dell'azienda. Poi ci sono stati gli interventi sui clienti, e in questo il comparto assicurativo ha avuto un ruolo sicuramente importante e significativo. Quindi sulla parte salute siamo intervenuti in maniera anche retroattiva, offrendo gratuitamente un raddoppio della diaria da ricovero per tutti i clienti che purtroppo si trovavano ricoverati in un regime di terapia intensiva. Accanto a questo abbiamo fornito un indennizzo forfettario per tutti i clienti che si sono trovati in un regime Sì. di isolamento domiciliare. Chiedo scusa. No, no, prego, prego. No, allora chiedo scusa, avevo sentito. E proseguendo nel ragionamento,
Siamo intervenuti anche sugli altri comparti del nostro offering assicurativo danni, in particolare sulla credit protection. Abbiamo offerto estensioni di garanzia fino a ulteriori 6 mesi nel caso di mancato pagamento di rate di prestiti o mutui. E sulla parte componente assicurativa viaggi abbiamo offerto estensioni di garanzia fino a 30 giorni, con particolare attenzione per quei clienti che si trovassero proprio nel momento di emergenza all'estero e non fossero possibilitati a rientrare in Italia. Quindi abbiamo cercato di intervenire su tutte le garanzie operanti e più sensibili rispetto alla situazione di emergenza in cui ci si trovava, e soprattutto abbiamo incentivato l'utilizzo dei canali digitali per tutti quei clienti che avessero necessità di servizi all'interno della vita della polizza. Ne cito due: la videoperizia che avevamo già a catalogo ma era poco utilizzata, è diventata rapidamente uno dei primi strumenti nella liquidazione di alcuni sinistri danni, e analogamente abbiamo aperto un canale di riconoscimento a distanza per tutti quei clienti che volessero richiedere una liquidazione di un prodotto vita. Ecco, vorrei sentire anche Riccardo Cicozzi di AM Best. Chiedo a tutti ovviamente di rispettare i tempi, altrimenti il tempo non ci basterà. Abbiamo sentito sinora dell'impatto dell'emergenza sanitaria sul settore insurance, compreso quello che è accaduto. Quali sono le prospettive per il mercato assicurativo italiano? Chiedo a Cicozzi. Sì, si tratta di valutare un po' l'impatto della crisi alla luce dei trends di base del mercato e della sua capacità di adattamento. Quindi, per rispondere a questa domanda, non basta osservare alcune caratteristiche fondamentali del mercato, bisogna anche formulare delle ipotesi. Abbiamo comunque delle situazioni diverse per quanto riguarda il settore non vita dal settore vita. Quindi, se guardiamo ai rami danni, tanto per dirlo subito in maniera sintetica, ad AM Best abbiamo un outlook stabile. Quindi certamente una probabile recessione nel 2020 avrà un impatto negativo sul livello dei premi. Questo però avviene nel contesto di fattori che sono comunque positivi, tipici del mercato. Ne cito i tre principali. Il buon livello di solvibilità delle compagnie, che permette in effetti di assorbire un certo grado di volatilità dei mercati finanziari, e questo è un fatto e non un'ipotesi. Poi va anche considerato il fatto che i bilanci non vita sono generalmente meno sensibili allo spread creditizio rispetto ad esempio a ramo vita, perché c'è la durata media più bassa dei portafogli titoli. Questo è un altro fatto oggettivo, niente ipotesi. Dal lato della sottoscrizione, molto dipende dalla capacità delle compagnie di mantenere una robusta redditività tecnica, quindi in pratica avere la capacità di imporre dei prezzi che possano adeguarsi all'inflazione dei sinistri. Questo è stato così in passato. Nel contesto attuale evidentemente è un'ipotesi, però è un'ipotesi ragionevole, aspettarsi che possa continuare. E poi comunque va considerato che in Italia c'è un'esposizione molto limitata a rischi catastrofali evidentemente diversi da Covid, il che al di là di ogni polemica nel breve periodo vuol dire che questo può aiutare il settore. Purtroppo ci sono anche dei fattori negativi da considerare, e cioè il rallentamento atteso dell'economia, con il conseguente freno all'espansione dei rami danni, soprattutto non auto, e la svalutazione degli assets, con la continua volatilità in tutte le asset classes a causa della pandemia, con la pressione sulla solvabilità. In ogni caso, mi pare che questo sia stato accennato prima, proprio dal dottor Teodori, quando parliamo di solvabilità, in realtà l'indice medio è sceso a giugno al 211%, dal 235% alla fine dell'anno scorso. Comunque siamo ben al di sopra dei minimi regolamentari e siamo allineati ai valori europei. E questo sono dati, insomma, che vengono, mi pare, dalla Banca d'Italia, il rapporto sulla stabilità finanziaria. Per concludere, diamo uno sguardo rapido al ramo vita, per il quale viceversa manteniamo in questo caso un outlook negativo. Questo dipende da una serie di fattori. Gli utili del ramo risentiranno della volatilità dei mercati finanziari e di potenziali ulteriori svalutazioni degli assets. E quindi, ciò nonostante, questo settore mantiene comunque una solida posizione patrimoniale e di liquidità. Però, e qui sarebbero i fattori negativi,
La crisi Covid sostanzialmente risulta in volatilità che va a impattare utili e solvibilità e la svalutazione degli assets. I bilanci, come accennato prima, sono sensibili alle variazioni dello spread, viceversa, a differenza di quelli del ramo dei rami non vita, e a causa della forte esposizione su titoli di Stato italiani. E poi c'è in generale una previsione che facciamo di calo del volume premi. In particolare in questo caso il meccanismo sarebbe crisi economica, riduzione della domanda dei prodotti di risparmio e quindi calo del volume premi. E infine va considerato anche la possibilità di un rischio del default dei titoli obbligazionari, sempre per il deterioramento delle condizioni economiche. I fattori positivi che possono mitigare questo quadro che giustifica a nostro avviso un outlook negativo sono la efficace correlazione tra attività e passività, tipica del ramo vita, che riduce la sensibilità del settore alle variazioni dei tassi dell'interesse, e il margine generalmente buono tra utile da investimento e garanzie minime sui prodotti vita tradizionali. E in più ci sono i margini dei livelli di solvabilità che in parte, parzialmente diciamo, sono in grado di assorbire lo shock dei mercati. Un problema a parte, ed è un po' una sfida per il futuro, evidentemente il ruolo della distribuzione, di cui si è accennato negli interventi precedenti, la domanda lì è se si tratta di un fenomeno passeggero che si conclude teoricamente quando si conclude la crisi, oppure se va ripensato strategicamente il modello distributivo che ha prevalso con successo sul mercato sino ad oggi, ovvero per evitare equivoci, proprio rifacendomi l'ultimo intervento, se Bancassurance può ritornare nel futuro, speriamo il prima possibile, ad essere quello che è sempre stata. Mi pare che in Italia parliamo di oltre il 60% come distribuzione in questo modo, oppure se va reinventata e come? E questo lo lascio come domanda aperta. Ecco, dottor Sabia, lei cosa ne pensa? Ma io credo che la pandemia ci ha dato un contesto nuovo di forte accelerazione nella trasformazione digitale. Credo che i consumatori di oggi, che sono full digital, non sono più solo i millennials. Noi abbiamo visto un'accelerazione di clienti nella fascia tra i 45 e i 60 anni che si avvalgono degli strumenti e vogliono l'accesso da device in ogni porta di accesso, e quindi ogni touch point deve essere pronto a dare preventivi, assistenza, consulenza, servizio, e chi ha la possibilità di approcciare il cliente in una logica omnicanale è certamente oggi avvantaggiato. Noi riteniamo che per soluzioni semplici di pronto utilizzo oggi il cliente vuole non avere nessun tipo di barriera e vuole toccare immediatamente la velocità di risposta e la semplicità di accesso, dove invece ci sono necessità di consulenza e quindi bisogni e rischi complessi, evidentemente torna prepotente il ruolo dell'advisor, dell'agente, di colui che rassicura la gente con le proprie competenze. D'altra parte, noi stiamo riscontrando che nei clienti c'è una nuova percezione del rischio, c'è una sensibilità derivante dall'ansia e dalla nuova fragilità scoperta in questi mesi, e per noi assicuratori ci sono risposte a bisogni e rischi emergenti che certamente, per chi sarà più pronto, per chi avrà una maggiore agilità nei confronti dei prossimi anni e del new normal, costituirà sicuramente un'occasione di opportunità da cogliere, e le società di nuova generazione che sono nativamente digitali, dal mio punto di vista, hanno certamente una carta in più. Ecco, dottor Teodori, lei è d'accordo? Sì, sono d'accordo con entrambi gli interventi che abbiamo appena sentito, e provo a fare un'ulteriore sintesi portando la vista del Bancassurance. Partirei di nuovo da una considerazione sul sentiment degli italiani, no? Un altro elemento che emerge chiaramente dai vari osservatori è che in questo clima di incertezza c'è molta preoccupazione sulla possibilità di mantenere il posto di lavoro, di continuare a produrre reddito e in conseguenza di questo risparmio e quindi investimento per la crescita della propria famiglia. Un fenomeno che come Bancassa stiamo osservando è un aumento significativo delle giacenze sui conti correnti. Ecco, io partirei un attimo da questo punto qui, perché credo che
una perfetta sinergia tra la parte investimenti e la parte protezione possa generare un cambiamento anche nelle abitudini degli italiani. Questo denaro che si trova immobilizzato sui conti è un po' figlio anche del non si sa mai, no? Tengo questo denaro lì perché per gestire le incertezze, e il Covid purtroppo ne ha portate molte di più di quante non ce n'erano e non ce n'erano già. Allora qua torna la centralità del consulente, il consulente che è in grado di spiegare l'importanza di una famiglia protetta appunto sui bisogni della protezione, la mette al sicuro e consente a quella famiglia di liberare liquidità per poter investire il denaro sui propri bisogni di risparmio o di crescita. Questo chiaramente poi dipende dai bisogni individuali e dai profili in gioco. Per fare questo deve evolvere anche l'offerta assicurativa di protezione, no? E quindi in particolare la parte salute deve fare un'evoluzione sia dal punto di vista dell'offerta collettiva che dell'offerta retail. È chiaro che in questo il welfare aziendale, che ha un ruolo preponderante, continuerà ad averlo anche nei prossimi anni. Devono però evolvere, soprattutto nella logica dei servizi, sia le polizze collettive che le polizze retail, perché il consumatore sta cambiando, no? È più sensibile, ma come dicevamo, è anche molto più digitale. E quindi, per citare due linee di evoluzione, direi da una parte le logiche di accesso ai network privati di sanità, e dall'altra il videoconsulto medico che tutti, no, i player hanno a catalogo, ma nessuno fino adesso è riuscito ad utilizzarlo in maniera importante e significativa. Più in generale, sulla remotizzazione della relazione con il cliente, sono molto d'accordo sul fatto che, fermo restando la centralità del consulente, bisogna anche cercare di andare incontro ai nuovi touch points che si sono creati, no? Perché il nostro modo di vivere è cambiato, e quindi, perché no, pensare anche a modelli relazionali e di vendita che possono essere strutturati, ad esempio, come questa tavola rotonda che stiamo facendo in questo momento. Ecco, dottor Sabia, torno da lei. Abbiamo capito che insomma, l'evolvere del settore sarà segnato dall'innovazione. Io vorrei parlare dei trend dell'innovazione nell'industria assicurativa italiana. Quali, secondo lei, saranno i cruciali? Ecco. Ma io credo che ci sono alcuni grandi fenomeni classici che sono in atto in questo momento. Uno è legato alla relazione col cliente, che è una relazione che si sta dematerializzando, ma sta aumentando la frequenza di occasioni di contatto e di valorizzazione della consulenza che deve dare l'intermediario piuttosto che l'impresa digitale che vuole servire direttamente il cliente. Il governo degli analytics e la capacità di avere una vista predittiva dei comportamenti dei nostri clienti diventa centrale, e quindi chi è strutturato per competenze e per strumenti per poter avere una perfetta capacità di predire quello che si appaleserà come piano di bisogni da parte dei nostri clienti avrà un vantaggio competitivo. Più in generale, chi saprà mettere a terra i fattori di innovazione centrali per l'industria assicurativa prenderà sicuramente quote di mercato, perché io ritengo che oggi in Europa, ed in particolare in Italia, il comparto ha un ritardo e un grosso gap rispetto al digitale, e probabilmente noi saremo l'industria verticalmente più attraversata nei prossimi 3 o 5 anni dal fenomeno della digitalizzazione, come fino ad oggi si è più dichiarato che praticato. Questo ce lo chiedono oggi i clienti, e chi si occupa di distribuzione vede che anche i profili della distribuzione stanno cambiando profondamente. Gli agenti che hanno avuto piattaforme digitali con cui interagire durante queste fasi di lockdown hanno avuto un vantaggio, hanno potuto servire più clienti, hanno potuto collegarsi in videoconferenza con prospect e poter offrire soluzioni. Oggi siamo riconosciuti quei competitori che hanno queste competenze all'interno della propria organizzazione e del proprio sistema di offerta. Credo, in questo senso, ancora più forte,
il futuro è dell'omnicanalità, perché dobbiamo ragionare come noi consumatori quando andiamo su Amazon a comprare prodotti e servizi del leader mondiale di offerta in piattaforma. Gli assicuratori fino ad oggi non hanno ragionato così e questa pandemia sta bruscamente accelerando questo cambiamento. Dobbiamo riuscire attraverso l'innovazione a trasferire valore al cliente, un valore però misurabile. E questa è la sfida che per chi si occupa di mobilità, che dà offerta di tutela della persona attraverso i piani sanitari o di tutela infortuni, piuttosto che i beni, e quindi il bene centrale della famiglia italiana è la casa, chi riuscirà anche attraverso le nuove tecnologie abilitanti, penso all'IoT nella casa, penso alla telematica, a metterle concretamente fruibili in modo semplice e che rappresentino però un concreto avanzamento per ottenere maggiori servizi a prezzi sostenibili, beh, questo sarà esattamente il segno di discrimine tra chi potrà dire di aver colto nel momento di cambiamento non la disruption, ma quei fattori di innovazione incrementale che porteranno a servire nei prossimi 5 anni da protagonisti del cambiamento i propri clienti e chi è destinato ad essere marginalizzato. Ecco, sicuramente un ragionamento estremamente interessante. Dottor Berenguer, invece voi come valutate appunto l'innovazione? Quali sono gli elementi che rendono un'impresa innovativa, secondo lei? Sì, certamente sono molto d'accordo col dottor Savia. Dopo questa pandemia mi sembra che l'importanza della innovazione sia ancora più alta, specialmente nel comparto assicurativo. Infatti noi da AM Best e da marzo che abbiamo incorporato esplicitamente la innovazione nei nostri criteri di valutazione, in questo caso l'innovazione è un sottocomponente della valutazione di quello che noi chiamiamo profilo aziendale, business profile in inglese, e il modo in cui valutiamo l'innovazione è piuttosto semplice. Noi dividiamo la valutazione in due categorie, che sono quella degli input e quelle degli output. Nell'input consideriamo quegli aspetti più qualitativi, che sono la leadership, la cultura, e le risorse, e i processi e la struttura, e valutiamo ognuna di queste categorie dall'1 al 4. E poi negli output mettiamo poi gli aspetti più quantificabili, che sono quello di livello di risultato quantificabile e livello di trasformazione. E anche questi due vengono ponderati e valutati dall'1 al 4, ma ponderati doppiamente. Esempio di questi risultati più tangibili possono essere la diminuzione del ratio di spese, la crescita dei ricavi, la fidelizzazione del cliente o per esempio anche il brand awareness. Poi dopo questa puntuazione noi classifichiamo tutte le società in 5 categorie che vengono da minimo innovatore ai leader. Poi anche noi riteniamo che l'innovazione debba portare anche dei benefici tangibili, come dicevo prima. Capiamo anche che gli output e questi risultati possono richiedere del tempo per svilupparsi. Non è detto che se mettiamo oggi un'iniziativa di innovazione, domani vedremo questi risultati. Magari c'è bisogno del tempo per trovare questi risultati tangibili. E poi dobbiamo anche dire che in generale noi pensiamo che la innovazione attualmente sia nella fase iniziale dello sviluppo per la maggior parte delle aziende e che sia ancora necessario del tempo per vedere ecco, i risultati di questa innovazione. E genericamente diciamo che queste iniziative di innovazione possono essere suddivise in due categorie, che sono quella di restare o diventare competitivo, quindi lo sviluppo di nuovi prodotti e miglioramento dell'esperienza cliente, e quella di aumentare l'efficienza, sia nella gestione dei costi, dei prezzi o la gestione dei sinistri. E per ultimo, come si diceva prima, e come diceva il dottor Savia, credo che la Covid abbia influenzato positivamente il livello di innovazione nelle compagnie, in termini di operazioni proprie, quindi certamente iniziando con lo sviluppo dello smart working, ma anche nel modo in cui servono i clienti, concentrandosi sull'approccio al cliente e sulla fidelizzazione di questo cliente,
e c'è stata un'accelerazione in questo breve periodo dopo il Covid del processo di digitalizzazione nelle varie parti del percorso del cliente, sia nella distribuzione, nella gestione sinistri, nella sottoscrizione. E quindi noi abbiamo visto che le assicuratorie hanno risposto al cambiamento delle esigenze dei clienti modificando il design del prodotto. Per esempio, c'è una tendenza anche a livello globale di focalizzarsi sui prodotti che sono basati solo sull'utilizzo. Per esempio, un esempio, ecco, le polizze di auto basate sull'utilizzo. E anche in questo periodo di difficoltà abbiamo visto che le compagnie assicurative sono state al fianco dei loro clienti, fornendo un supporto proattivo, sia in termini anche di pagamento dei premi, rimborsi premi, eccetera, come si parlava prima. E anche questo ha un potenziale molto alto per migliorare la fedeltà del cliente a lungo termine e quindi praticamente migliorare i livelli di customer retention per le compagnie alla fine. Ecco, vorrei sentire anche l'opinione di dottor Teodori per quanto concerne appunto i trend dell'innovazione assicurativa. Ma sì, riprendo un po' gli interventi che abbiamo appena sentito. Credo che la linea principale di sviluppo sarà quella della customer centricity e dell'omnicanalità. Su questo direi che ci ritroviamo. La partita su come questi modelli che i consumatori stanno ereditando, no, dai giganti del digital, quindi si è parlato di pay per use, no, di modelli freemium, di offerte on demand, di alta profilazione, dicevo, la partita su come questi modelli siano poi trasferibili al mondo assicurativo è un po' tutta in realtà da definire. Secondo me una linea chiara di demarcazione ci sarà tra servizi ad alto valore aggiunto dove il ruolo del consulente rimane centrale, verso invece componenti un pochino più transazionali che si prestano a logiche di self-provisioning. È però chiaro che tutto il settore dovrà adeguare le modalità di relazione col cliente facendo tesoro di questi modelli sui quali c'è una forte accelerazione. Venendo alle tecnologie, che era parte della domanda, per fare questo ci sono una serie di layer tecnologici sui quali le compagnie devono investire e lo stanno già facendo. In primis direi la cyber security. Il business assicurativo è uno dei più data driven che ci siano e i dati dei clienti sono estremamente importanti e vanno tutelati, quindi investire in maniera importante su sistemi di prevention e detection del rischio cyber è forse la priorità. E accanto a questo poi investimenti in ambito UX, e su questo di nuovo le tecnologie possono aiutare molto, ne cito due: riconoscimento facciale piuttosto che riconoscimento vocale possono potenziare alcuni touch point significativi anche in fase di vendita, non solo in fase di post vendita. E accanto a questi, come diceva correttamente prima il dottor Sabbia, il mondo del business analytics è un mondo sul quale continuare a investire, perché tutte le compagnie hanno tantissimi dati dei clienti, il tema è come aggregarli e soprattutto quando utilizzarli, anche tenendo conto di questi nuovi modelli che sono sempre più orientati a proporre in base ai comportamenti e in base al momento del customer journey che sta vivendo il cliente. Quindi queste tendenzialmente i layer tecnologici che vedo sotto una tendenza generale verso la customer centricity. Ecco, siamo giunti forse alla domanda più importante, ovvero quali sono i rischi che ci attendono nel futuro, soprattutto per quanto concerne il settore assicurativo. Vorrei partire da lei, dottor Ciccozzi. Senz'altro. Prego. Sì, il discorso è che fare innovazione in un contesto incerto come quello che seguirà il periodo di emergenza porta con sé una forte componente di rischio. Quindi anche solo se ci concentriamo sulla crisi Covid, abbiamo innanzitutto dei rischi collegati alla sua durata emergenziale,
ma anche alla durata degli effetti indesiderati indotti dalle politiche sanitarie in se stesse, in breve, le conseguenze economiche. La previsione di massima non può che essere generica, perché troppo dipende dallo sviluppo stesso della crisi. Tuttavia, a livello di microimpresa si potrebbe, o addirittura forse si dovrebbe, ma l'ho già sentito nominare nel corso degli interventi, considerare l'impiego di scenari, magari anche semplici. In ogni caso, la strategia aziendale non è che può essere rimandata a un ipotetico mondo post-Covid dove tutto riprende come prima. Però questo era più che altro un esempio. Se allarghiamo il quadro, possiamo almeno elencare i rischi più ovvi. Allora, abbiamo già sentito, sono d'accordo con quanto detto prima, il cyber risk, ma anche nuove epidemie, guerre commerciali, conflitti veri e propri, accanto ai rischi tipici dell'assicuratore, cioè disastri naturali, a limiti allargati al rischio pandemico, climate change, supply chain interruption, tassi di rendimento sui prodotti vita che non arrivano mai a soddisfare le aspettative del cliente, eccetera. In realtà, la singola compagnia può articolare la sua organizzazione, il suo valore di servizio e o commerciale attorno a dei prodotti specifici dove può non solo vendere, ma anche ovviamente garantire il servizio e quindi gestire il rischio e o i rischi specifici ai quali si espone il cliente e la compagnia stessa. Ad esempio, in un contesto altamente digitalizzato, quale quello di cui parlava il dottor Sabia, l'integrazione, controllo e gestione del rischio informatico è cruciale, necesse est, direi. Rimane però un problema filosofico, e qui ci possiamo ricollegare al discorso dell'innovazione, e cioè il problema dei rischi sottovalutati o sconosciuti. E tra parentesi, il rischio pandemia è stato uno di questi, cioè adesso tutti sappiamo che esiste e che si può manifestare, ma se ne è parlato con qualche voce di Cassandra per molto tempo in passato e non era veramente nello zoom delle compagnie di assicurazione o dell'industria nel suo complesso. Quindi la domanda semplice da porre, ma difficile a cui rispondere, è come ci si può preparare, come si può gestire un rischio che non si conosce? Ed è difficile, c'è cioè una risposta pessimista e un'altra un pochino più ottimista perché è operativa. La prima risposta è che per definizione non si può fare niente, perché se non si può immaginarlo, non ci si può preparare. La seconda risposta è un po' differente, cioè si può e si deve probabilmente preparare l'organizzazione a rispondere a sfide inattese. Ovvero, non si deve, teoricamente, un'organizzazione non può soltanto considerare l'innovazione graduale, ma anche delle spinte, dei salti di innovazione a velocità massima. Mi pare di capire che in effetti questo è avvenuto probabilmente con bene, in misura differente anche però con altri gruppi come Post, eccetera, in cui si è avvertita l'esigenza di fare qualcosa a una velocità sicuramente diversa da quella che era stata programmata. Allora, se vogliamo fare un paragone, un esempio, si potrebbe paragonare una compagnia di assicurazione ad un vascello. Allora, su questo discorso si potrebbe applicare a qualsiasi dimensione di vascello, anche se poi i rischi, le complicazioni di organizzazione, le risorse capitali domani sono differenti, evidentemente secondo la dimensione del vascello o battello, che dir si voglia. Navigando magari un mare calmo, dove però una tempesta può improvvisamente arrivare, cioè una situazione in cui sappiamo che le tempeste arrivano, però non quando. Allora, cosa si può fare? Si addestra l'equipaggio, premiando e ricercando anche l'intraprendenza, l'indipendenza, la responsabilità e il coraggio dei marinai nel pensare ed attuare soluzioni nuove. In sintesi, non è che può essere solo il management a prevedere tutto. Occorre quindi coltivare, le qualità e il talento interno o i talenti interni anche con riferimento a queste situazioni estreme. Tutto questo è molto facile dirlo, poi più difficile attuarlo, evidentemente. Sì. Ora, le assicurazioni sono un settore con tradizioni, la cui solidità si deve soprattutto alla sua resilienza di lungo periodo. Questo non cambia, però in un contesto globale di tsunami, dove sopravvivere vuol dire prosperare, questo si ottiene non soltanto impiegando al massimo le proprie risorse, ma anche ricordandosi che la risorsa più importante è forse accanto al personale quella dei clienti. E di questo sono d'accordo con tutti gli altri interventi che ho sentito. Mi pare che Sì. la coscienza di questo fatto sia assolutamente generico. Quindi il mercato italiano si sta adattando, alcuni più rapidamente di altri. È un mercato indubbiamente interessante da osservare a cui partecipare. Dottor Sabia, vorrei sentire anche la sua opinione per quanto concerne i rischi e soprattutto la gestione dei rischi. Ma io credo che il dottor Cicozzi ci abbia dato un ottimo quadro rispetto ai rischi interni delle compagnie, quindi alla ricerca della mitigazione dei rischi operativi per affrontarli con la solidità finanziaria che possono garantire una solvibilità di lungo periodo.
Io però, come uomo di business, devo guardare al mercato e alle prospettive che noi abbiamo davanti. Certo, proprio come diceva il dottor Ciccozzi, siamo andati per anni a convegni, abbiamo letto paper di ricerca in cui il rischio pandemico era tra le prime evidenze e qualcuno di noi, io per primo, ho guardato con sufficienza probabilmente alla concreta possibilità che ciò si verificasse. Ora, come industria e come comparto, abbiamo il dovere di non rimettere più la testa sotto il tappeto e di pensare che la grande questione dei cambiamenti climatici, che impatta sui gas serra e su quanto poi avviene attorno a noi come effetti di catastrofi naturali, è una questione di lungo periodo che si declina nei prossimi 10-20 anni, ma che riguarda anche l'industria assicurativa. Nel breve, forse un altro grande shock potrebbe essere un rischio cyber che si appalesi worldwide, e credo che di fronte a questo nessuno ha fatto delle serie compiute riflessioni. Mentre, stringendo lo zoom sul mercato italiano, ci sono praterie di opportunità. Proprio l'interruzione delle attività per danni indiretti, non conseguenziali, a danno diretto, è un tema su cui in Italia meno del 3% delle imprese si assicura. Se poi pensiamo, accanto alla cosiddetta business interruption, a tutti i temi della D&O, cioè i rischi degli amministratori, dei dirigenti, in un paese come il nostro che è fatto di piccole e medie imprese, 6 milioni di partite IVA, dove abbiamo 1 milione di società di piccole dimensioni, credo che per gli assicuratori, per chi ha le competenze e per chi ha una solida capacità di cogliere anche gli elementi di cambio di paradigma, di discontinuità che questo scenario mutevole ci offre, è una straordinaria opportunità. Il nostro ruolo, per richiamare la metafora che mi è piaciuta molto del vascello, è di essere un motoscafo che sa andare molto velocemente sotto costa per cogliere le opportunità, mentre gli oligopolisti nei loro mercantili immobili aspettano di poter cogliere con la lentezza loro caratteristica quello che il solo muscolo finanziario non può fare. Questa è l'opinione che io condivido tutti i giorni con i miei agenti e con i nostri clienti. Ottimo, vorrei sentire anche dottor Teodori. Sì, anch'io no, mi credo che questa sia un'opportunità per rivedere anche il modello di gestione del rischio all'interno delle aziende, no, che operano nel comparto assicurativo. Il clima di incertezza in cui tutti ci troviamo ha bisogno di strutture e di persone esperte della gestione del rischio che siano sempre più vicine al business e quindi supportino attivamente anche i processi di decision making. Per quanto riguarda il breve termine, sul quale forse no, c'è un pochino meno di incertezza, gli impatti della gestione del rischio vanno innanzitutto verso un mantenimento dell'equilibrio della gestione patrimoniale, e questo lo vediamo sia nelle decisioni di investimento che nella realizzazione dei prodotti, no? In apertura di questo intervento è stato fatto un cenno anche ai prodotti capital light, e ovviamente tutto il comparto, no, si sta muovendo in quella direzione. Per quanto riguarda invece il più lungo periodo, no, concordo con quanto è stato detto, ci sono diversi scenari di rischio e tutti, no, difficilmente prevedibili in questo clima di incertezza. Forse quello che attenzionerei di più, no, ne avevo fatto un cenno prima, è proprio il rischio cyber. Sul rischio cyber, in conseguenza di tutti gli effetti che ci aspettiamo sul business, anche dalle nuove modalità di relazione col cliente, va capito come misurarlo, quali soglie di tolleranza, no, attendere, come lavorarci sopra sia in termini di prevention che di detection. Per concludere, mi sembra che dal punto di vista della gestione del rischio questa sia anche un'opportunità per far evolvere il modello che, ricordiamocelo, no, nasce su presupposti normativi da parte degli organi di vigilanza, e quindi forse su questo si è un po' appiattito nel corso del tempo. C'è in questo momento invece una seria opportunità. Ecco, vorrei sentire anche dottor Berenguer per quanto concerne appunto i rischi, la gestione dei rischi, in una maniera molto sintetica. Sì, certo, concordo molto con quello che gli è stato detto. La prima cosa da dire, mi sembra che i grandi eventi come quello di questa pandemia aiutano a sviluppare in generale la gestione dei rischi, che evolve di molto in condizioni più difficili, come per esempio abbiamo visto dopo la crisi finanziaria del 2008.
Per esempio, la situazione attuale ha evidenziato delle cose come la necessità di disporre di piani di continuità, di business continuity aziendale molto chiari, e poi un rischio di cui volevo anche parlare, di cui non si è parlato ancora, è il rischio di investimento, che è ovvio che è anche aumentato dall'inizio della pandemia, con il peggioramento delle condizioni macroeconomiche. E questa crisi ha evidenziato anche che è molto importante avere una efficace gestione del rischio di investimento e una capacità per comprendere l'impatto della volatilità del mercato nel portafoglio e come questo si adatta all'appetito la propensione al rischio di ogni società. Inoltre c'è anche un aumento del rischio della gestione di liquidità. Per adesso l'accesso alla liquidità sembra attualmente disponibile, ma mi sembra che la vera domanda sia rispetto alla futura disponibilità delle linee di credito e dei finanziamenti a debito, e se questi saranno disponibili a quale costo, dovuto all'indebolimento del contesto economico. Quindi questo è un rischio che va in aumento e dipenderà di cosa accadrà e quanto sarà il sostegno che i diversi governi daranno ad ogni paese e all'economia globale in generale. Ottimo, io ringrazio i nostri panelist, José Antonio Berenguer, Financial Analyst AM Best, Riccardo Cicozzi, Director Market Development Europe AM Best, Andrea Sabia, amministratore delegato Bene Assicurazioni, e Stefano Teodori, responsabile marketing e supporto clienti a Poste Vita. Ringrazio a tutti e buon proseguimento di questa giornata. Allora, non abbiamo sentito un ritorno dei nostri ospiti, però rimanete con noi in diretta perché segue Rush Hour, tra poco segue la così attesa apertura di Wall Street.